Avrò anche un accento tedesco, però sono al 100% italiano. In questo campo la mamma è sempre la mamma e non ci sono rivali. Il mix tra la cucina della mamma e la mia curiosità da ribelle mi ha fatto girare il mondo. Tornando, ho visto i prodotti del mio territorio da un altro punto di vista. Il salmerino vive solo in acque pulitissime, fredde e ben ossigenate. Cambia la polpa, cambia il gusto, cambia il sapore, perché il pesce più si muove, più deve lottare contro il freddo, contro anche il fiume, più diventa buona, più diventa sana. La polpa è più compatta e anche molto più saporita. Sono un cuoco, un montanaro e un altoatesino. Questo è il mio mondo e questo sono io. Per la preparazione del salmerino uso il cassetto scaldavivande. Si potrebbe pensare che serve solo a mantenere in caldo le pietanze, ma in realtà è perfetta per cuocere a basse temperature ed è la soluzione ideale per la carne tenera e polposa del pesce di fiume. Posso impostare il livello di temperatura e garantire una cottura omogenea senza doverlo controllare costantemente. In questo modo ho anche il tempo di preparare il piatto e dare la giusta importanza alla presentazione. Se un piatto è ben presentato, il nostro cervello mette in moto una serie di meccanismi istintivi che, uniti al profumo dei vapori tiepidi, crea le condizioni per una degustazione ottimale.